Lorena è la titolare dell'hotel Villa dei Gerani a Rivabella di Rimini, seconda generazione, albergo che quest'anno compie 40 anni, ma sono ben tre generazioni al lavoro ogni estate in questo hotel riminese. Intanto si sta preparando per la cena romagnola, quella di questa sera. Cosa sta facendo? Allora, questa sera abbiamo preparato un po' delle nostre specialità romagnole, nel senso che noi siamo abituati ogni settimana a far conoscere ai nostri clienti quello che noi di solito mangiamo quando andiamo o al ristorante oppure in casa facciamo delle nostre specialità che ci hanno insegnato le nostre mamme, le nostre nonne. E quindi partiamo di solito con un antipasto di affettati misti che comprendono di solito il prosciutto, salame, romagnolo e naturalmente la piadina, perché quella lì è il nostro pane quotidiano. E quindi io ho pensato quest'anno di mettere l'antipasto già al tavolo, in modo che così quando il cliente arriva trova sul tavolo già qualcosa da spizzicare in attesa del primo. Mio padre, che è il vivandiere dell'hotel, va al mercato generale a fare la spesa e si compra tutte le verdure. Di solito ci sono sia gli stand dei contadini, diciamo, della zona, che quelli invece dove magari, ecco, la roba arriva chissà da dove, ma noi cerchiamo sempre di trovare il prodotto che sia qui vicino. Io sono insieme con le mie due aiutanti perennemente dalla mattina alle 6 fino a mezzanotte quasi, perché ora che abbiamo concluso, fatto tutto quello che c'è da fare nelle cucine, preparare per il giorno dopo una cosa e l'altra, gli orari sono un po' impegnativi, però è quello che mi piace fare, quindi adesso siamo in cucina che è praticamente il regno di tutto l'hotel Villa dei Gerani, perché è da qui che parte tutto quello che interessa anche a tanti clienti che vengono qua al mare e che vogliono degustare la nostra tipicità anche in cucina. Con questo infatti stamattina abbiamo fatto il nostro impasto, oggi pomeriggio l'abbiamo steso, sono la bellezza di 3 kg di farina più uova. L'impasto è intorno ai 4,2 kg. Sugo, ragù, naturalmente un buon ragù, fatto anche questo stamattina, di conseguenza freschissimo. E poi, dopo aver appunto mangiato delle tagliatelle così, ci vuole anche un po' di carne e noi abbiamo pensato di proporre una grigliata mista di bracciole, costine, di maiale. Questa sera, per finire diciamo la cena, abbiamo preparato della ciambella, che è il nostro punto forte. Per quanto riguarda i dolci, in Romagna ci sono sì tante altre particolarità, però la ciambella, quella fatta così con farina, uova, burro, un po' di lievito, qualche cucchiaio d'olio, è una di quelle specialità che è tagliata a fette, poi magari pucciata anche dentro il vino bianco, è la cosa che piace di più, insomma. Dalla cucina andiamo invece alla reception con la seconda generazione qui all'Hotel dei Gerani di Rivabella, perché siamo con Giulia. Tu studi, però lavori anche. Sì, io sono studentessa ed estate lavoratrice, albergatrice con la mia famiglia. Devi essere una persona a cui piace stare in mezzo alla gente, fare le chiacchiere, essere una psicologa molte volte, ascoltare tutti i problemi, tutte le vite passate dei clienti fissi che diciamo raccontano appena arrivano. E in più, sì, dai, una persona socievole sicuramente. Tra l'altro noi qui siamo già stati perché c'era una blogger, Sara Boccolini, che ha avuto un weekend gratuitamente dopo aver partecipato ad un contest degli alberghi tipici riminesi, quindi siete a contatto davvero con tante persone.
Sì, da qualche anno che abbiamo iniziato anche questa collaborazione con anche, diciamo, il mondo del web e del web 2.0, e quindi appunto per allargare un po' tutta la nostra filosofia di gestione alberghiera anche a internet, quindi al web, perché è uno strumento importantissimo e il nostro consorzio ha subito puntato su questo, e quindi abbiamo creato anche una sorta di community, di rete proprio online, e attraverso un inizio, un primo blog tour, un secondo quest'anno, e quindi abbiamo conosciuto parecchi blogger e li abbiamo anche ospitati.